Il giorno 29 novembre i ragazzi della seconda C del liceo artistico sono andati ad intervistare le donne omaggiate al premio Semplicemente Donna di Cortona. Alcune di loro hanno subito abusi sia in senso fisico che morale, mentre altre stanno lottando per sensibilizzare i ragazzi e gli adulti nei temi riguardanti i diritti sulle donne. Sentiamo cosa ci dice a riguardo la preside Maria Beatrice Capecchi, che ci introdurrà la giornata svoltasi al Museo MAEC. Questa giornata e questo premio perché vogliamo che i nostri ragazzi possano conoscere donne che raccontando la loro storia non solo portano informazione ai nostri ragazzi, ma fanno sì che si possa prevenire la violenza a quelli che sono i diritti umani. Siamo poi andati ad intervistare Filomena Lamberti, che nel 2011 è stata sfregiata dal marito. L'uomo geloso e possessivo non voleva accettare il fatto che lei si volesse separare e così si è vendicato versandole dell'acido solforico addosso. L'uomo tende sempre a prevalere sulla donna, c'ha paura di quel confronto, perché se la donna riesce a fare più di lui si sente sottovalutato, che l'uomo deve accettare, ma accettare con serenità e semmai collaborare assieme alla donna. Adesso vedremo Lidia Vivoli, che è stata quasi uccisa dall'ex marito, che tra poco verrà scarcerato. Quelli a cui aveva chiesto aiuto l'hanno abbandonata e adesso lei si sta spendendo per dare una mano alle donne sole che subiscono violenze. Beh, ovvio che io sono d'accordo con tutto quello che è la protezione che si può dare a una donna che subisce violenza. Io oltre un anno fa, a tal proposito, ho lanciato una petizione su change.org che potete trovare per ampliare i tempi che una donna ha per denunciare una violenza, che sia sessuale o quant'altro, perché in questo momento la legge prevede un tempo di 6 mesi e non è giusto, non è corretto, perché una donna che subisce violenza, a maggior ragione uno stupro, ha bisogno di più tempo anche per rendersene conto, per avere la forza e il coraggio di mettersi alla mercé della gente, perché poi la gente tende a giudicare, soprattutto quando si tratta di reati contro la donna. Io faccio sempre un esempio: se qualcuno subisce il furto di una borsa e va a denunciare, nessuno gli chiederà se quella borsa era aperta, chiusa, appoggiata per terra o messa a disposizione del ladro. Quando una donna subisce violenza, le viene chiesto se ha provocato, cosa ha fatto per meritarselo, e addirittura oggi si dice che il tanga giustifica uno stupro. Per me è inaccettabile. Adesso sentiremo le voci di alcune nostre studentesse che ci parleranno a riguardo del movimento MeToo e di cosa ne pensano della parità dei sessi ai giorni nostri. Innanzitutto, del movimento MeToo penso che i diritti delle donne vanno preservati, e in primis perché nonostante tutte le lotte che abbiamo fatto finora, che sono state fatte, insomma, non abbiamo raggiunto un livello tale da essere pari all'uomo. Io sono d'accordo nel senso che, cioè, sono d'accordo nel fatto di rivendicare dei diritti delle donne, però non bisogna confondere questa cosa con il fatto che magari le donne siano superiori agli uomini, perché come l'uomo non è superiore alla donna, la donna non è superiore all'uomo, quindi siamo tutti nello stesso piano.